Eccola, aveva preso ragazzi, non era grossa, assolutamente non era grossa, ma c'era la trota vicino alla... Eccola di nuovo! Pesce, bella, eccola qua! Non so se lei, ma è bella, è davvero bella! Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, dopo oltre un mese dall'ultima volta, finalmente oggi stiamo tornando a fare un po' di spinning alla trota, ma il video di oggi sarà un po' diverso dal solito, in quanto mi sono reso conto che ho fatto molti video di pesca alla trota, ma non vi ho mai spiegato come si deve, come effettuo le catture che avete visto nei video precedenti. Quindi oggi cercheremo ovviamente dei bei pesci, tra l'altro abbiamo il fiume in una condizione di piena viste le frequentissime piogge recenti, ma vedremo soprattutto come affrontare il fiume, come trovare i nostri salmonidi e come insediarli. Partiamo adesso con alcuni presupposti, in quanto poi sul fiume non sarà possibile parlare continuativamente, soprattutto in certe circostanze, in quanto la pesca alla trota, la prima cosa da dire è che è una pesca estremamente tecnica. Può sembrare un tipo di pesca semplice, ma come molti di voi sapranno benissimo, le trote sono in realtà molto difficili da insediare, si hanno pochissimi lanci a disposizione e molto importante è un approccio estremamente furtivo. Non bisogna assolutamente farsi vedere dai pesci, bisogna cercare a distanza di individuare le aree migliori dove lanciare e le aree dove i pesci potrebbero essere in caccia e poi approcciare gradualmente, prima più vicino e poi sempre più lontano, tastando quindi tutti i punti dove i pesci appunto potrebbero trovarsi. Se ci si fa vedere, se si fa rumore, se non si è molto attenti in generale, è molto probabile che non vedremo neanche una bocca. Ora siamo quasi arrivati sul fiume, non appena arriveremo nel primo spot inizieremo a vedere come approcciare. Parliamo intanto dell'attrezzatura. L'attrezzatura che andremo a utilizzare è estremamente leggera. Innanzitutto bisogna tenere presente che quando ci si addentra in ambienti selvaggi, perché questi sono veramente posti selvaggi, bisogna avere dietro un minimo di equipaggiamento. Sempre avere abbastanza acqua, sempre avere qualcosa da mangiare e sempre lasciar detto a qualcuno dove si va. Queste sono alcune premesse fondamentali. Ma detto ciò, bisogna anche dire che in questo caso, visto che andremo ad affrontare un torrente molto selvaggio, appunto alquanto intricato, e la percorrenza non è facile, è importante avere delle calzature adatte, che siano stivali o che siano scarpe da trekking adeguate. Io oggi ad esempio ho appunto delle scarpe da trekking, in particolare da Speed Cross, ma sono più che adeguate, è molto importante la suola, con queste mi trovo benissimo, e sono in costume da bagno, in quanto aspettandomi il fiume in piena avrò un approccio anfibio, per così dire, cioè non cercherò i punti di acqua bassa dove guadare, ma non mi farò invece problemi a entrare in acqua qualora l'ambiente o il punto lo richiedesse. Io preferisco le scarpe da trekking in quanto mi danno maggiore sicurezza su ambienti rocciosi o comunque misti, e garantiscono maggiore aderenza e questo riduce di molto il rischio di farsi male, rischio che comunque bisogna sempre tenere in considerazione, ed è per questo che dicevo prima che dovete sempre lasciar detto a qualcuno dove andate. Passiamo ora a parlare dell'attrezzatura da pesca. L'attrezzatura è estremamente leggera e compatta, deve esserlo in questo caso per il fatto che non deve pesarci in mano, dobbiamo essere
agili nel lanciare nel primo come nell'ultimo lancio della giornata, considerando che saremo molto stanchi all'ultimo, e soprattutto deve essere compatta, e utilizzo una telescopica per non essere un impedimento quando si va a passare nella macchia. Io utilizzo una Daiwa Ninja 180, l'importante è che la canna sia piuttosto robusta, perché comunque si può incappare in pesci di taglia. Il mulinello è piccolo, ma garantisce comunque una buona presa anche su pesci di taglia, come ho già dimostrato in varie occasioni. Un Daiwa Ninja 1000. Per quanto riguarda la lenza, utilizzo uno 0.18 in fluorocarbon con una girellina finale più piccola possibile. La girella causa un po' di interferenza con i cucchiaini più piccoli, in casi estremi potete anche rimuoverla, però ovviamente questo vi costringe a tagliare il nodo ogni volta che vorrete appunto cambiare esca, il che può dimostrarsi molto fastidioso, però questo farà sì che soprattutto gli artificiali più piccoli abbiano una manovrabilità decisamente maggiore. Comunque io vi consiglio sempre di utilizzarla. Per quanto riguarda gli artificiali, vi dico che io utilizzo per la trota sempre i rotanti, anche se ci sono molti altri artificiali utilizzabili, ma in questi contesti piuttosto ristretti preferisco sempre utilizzare comunque i rotanti. Sono le esche che reputo più adatte e più divertenti, e con i quali ho sempre avuto riscontri migliori, aggiungerei. Allora ragazzi, stiamo arrivando nel primo spot. Il fiume, come mi aspettavo, è molto in piena. Oggi i punti di pesca sono molti più del solito, guardate che corrente, e è una condizione perfetta per cercare i grossi pesci. Ricordatevi che i grossi pesci, una tartaruga sulla roccia centrale, ricordatevi che i grossi pesci tendono a uscire, dicevo, quando la corrente è notevole e a stare nei punti di maggior corrente, sotto le cascate per esempio. Ora, iniziamo con alcuni presupposti. Quando si affrontano bacini idrici di una certa rilevanza, quantomeno che non siano all'interno del vostro campo visivo, dovete sempre stare attenti alle condizioni climatiche. In questi giorni sta piovendo molto, come dimostrano le condizioni del fiume. Potrebbe esserci in qualunque momento una piena, perché magari a 20, 30, 40 km da qui sta piovendo, e questo potrebbe portare a valle molta acqua. Quindi dovete sempre stare molto attenti ai minimi cambiamenti del livello del fiume. Nel caso lo vediate salire, state attenti e mettetevi al riparo un attimo in alto. Questa è una cosa fondamentale, la primissima da dire approcciando questi posti. Per quanto riguarda lo spot di pesca, ora guardiamo quello che noi abbiamo davanti. Qui abbiamo un contesto dove oggi si può pescare in vari punti. Le trote tendono a stare nei fermi d'acqua vicino alla corrente principale, aspettando le piccole prede che nella corrente sono in difficoltà, mentre loro si possono muovere senza problemi. A colpo d'occhio qui cosa vediamo? In quella corrente sotto la riva ci sono vari punti di ferma. La corrente rallenta visibilmente lontano dalle due entrate, soprattutto verso il centro e verso la fine. Lì potrebbe oggi nascondersi una trota. In questa piscinetta c'è un punto di acqua semiferma fra le due cascate. Con ogni probabilità il pesce sarà lì, oppure sotto le erbe a lato della corrente principale. Se c'è, ovviamente, perché non è detto che ci sia. Arriviamo allo spot principale. Lo spot principale è questa cascata. Io so da esperienze precedenti che c'è una piccola ansa sotto la cascata sul lato sinistro. Lì già in passato ho visto e ho avuto all'amo pesci veramente importanti. Lì dovremo lanciarci per ultimi, una volta ispezionato il resto della piscina. Come vedete, qui la corrente principale si irradia più o meno uniformemente, ma c'è una zona di ferma proprio qui vicino alla riva, e ce n'è un'altra sull'altro lato, vicino alle canne. A questo punto, quelle sono le zone dove è più probabile insidiare i pesci, ma potrebbero esserci altre zone di rallentamento dell'acqua sul fondo, vicino magari a grossi massi eventuali. Dobbiamo anche tener conto del fatto che là sotto c'è un'altra corrente con vari punti di ferma proprio sotto l'uscita oggi. Vedete, i massi creano ognuno un rallentamento e un giro d'acqua sotto
il quale una trota potrebbe nascondersi. Stessa cosa sotto quegli alberi. Detto questo, come approcciamo lo spot? In questo caso non possiamo iniziare da valle, perché vedremmo visti o da un lato o dall'altro, perché ovviamente non possiamo lanciare da entrambi i lati. Quindi cosa faremo? Inizieremo approcciando qui al centro, dietro questa roccia, utilizzandola come riparo dalla cascata. Faremo un paio di lanci nella piscina soprastante da valle, cercando la ferma dell'acqua al centro delle due correnti. Dopodiché testeremo le due morte dell'acqua qui ai lati della corrente, e una volta fatto questo e testata anche comunque la corrente d'uscita della piscina, dove vale sempre la pena di fare un lancio, ci sposteremo più avanti tastando prima la corrente in basso e poi andando verso la cascata sopra, spostandoci un po' più esternamente. Questo dovrebbe darci modo di tastare tutte le zone. Vedremo se arriveranno catture. Iniziamo, come vi ho detto, da qui. Scusate se da ora in poi parlerò poco, ma cercherò di illustrarvi quello che vi ho spiegato poco fa. Ok, l'artificiale sembra reggere bene la corrente. Proviamo ora di sotto. L'avete vista? È arrivata proprio qui, a morso, e poi però non si è allamata, non sembrava grossa. Riproviamo. Dritta sull'albero. Tornate indietro. Esattamente nella morta di corrente. Eccola di nuovo, ragazzi, aveva riseguito nonostante si fosse con te. Proviamo un terzo lancio un po' più lontano. Nulla questa volta. Ok, ora possiamo spostarci un po'. Ricordatevi sempre le mani ben bagnate, ragazzi, o state in un punto dove potete bagnarvele piuttosto comodamente. L'angolino che vi dicevo è quello. Andiamo a provarlo. Ci troviamo piuttosto in mezzo, proviamo prima qualche lancio in basso. Okay. Purtroppo mi è impossibile mettermi in un punto meno visibile di così, ragazzi. Dovete fare del vostro meglio, non rischiate certo di farvi male. Ecco. Ho avuto la toccata, ragazzi, esattamente là sotto, lì c'è il pesce, dobbiamo riprovare. Mi pare che abbia toccato di nuovo. Stavolta no. Purtroppo no. Nulla. Ok, proviamo qui.
Ok ragazzi, purtroppo nessun pesce e un'esca persa nel primo spot. L'ho rimontato esattamente lo stesso tipo. Abbiamo comunque avuto un inseguimento e un attacco qui sotto, un'altra boccata sotto la cascata, quindi l'esca sembra essere efficace, proseguiamo ancora un po' con questa. E anche la tecnica sembra essere giusta. Qui proviamo da valle. Eccola, aveva preso ragazzi, non era grossa, assolutamente non era grossa, ma c'era la trota vicino alla... eccola di nuovo, ah, qui c'è tornata ed è il primo pesce della giornata ragazzi, una bella fario, ricordatevi sempre le mani ben bagnate. Oh, purtroppo si è incasinata nel retino, ma non dovremmo... Oh, vicino all'occhio! Dobbiamo fare molta attenzione allo slamare questo pesce. Molta attenzione. Ok, ok. In questi casi controllate sempre se ci sono eventuali emorragie. Fortunatamente sembra di no. Benissimo. Eccola qui, ragazzi. Primo pesce della giornata. Piccola fario, subito in acqua. Ciao, bella. Come avete visto, sei pesci ci sono, rispondono ragazzi, andiamo avanti. Abbiamo una piscina molto interessante qui da testare e per testarla innanzi proviamo qualche altro lancio, anche qui, almeno uno, ok? E come dicevo, una piscina del genere può nascondere pesci veramente importanti. Testeremo prima la corrente d'uscita, poi ci sposteremo sull'altro lato, non sarà facile, e vedremo di testare la corrente d'entrata. Proviamo anche qualche lancio qui sotto prima. Sì, è veramente in piena ragazzi, molto alto per il suo livello. Ho avuto una toccata in caduta lì. Eccola, piccolina, arrivata proprio alla fine e fortunatamente si è slamata. Per le piccole è sempre meglio. Qualcosa lì è successo ragazzi, proprio vicino alla roccia. Eccola, eccola qua, questa è bella ragazzi, gran bel pesce all'amo, gran bel pesce all'amo ragazzi, primo bel pesce della giornata all'amo. Cerchiamo di non perdere la tensione, siamo sempre senza ardiglioni, quindi facile perderli. Sembra una macro stigma. Ed è nel retino. Primo, ecco, si è slamata un attimo dopo, ibrida. Ibrida macro stigma, ragazzi. Non enorme, ma bellissima e gran combattente. Ecco i risultati, ragazzi, di quello che vi dicevo. Ferma, bella. Tranquilla. Che bella ragazzi, primo pesce sui 25 centimetri, piena di energia, e se sta un attimo ferma me lo consente, la rimetto subito in acqua. Ciao bella, bellissima ragazzi, avete visto? I risultati arrivano, arrivano, e come? Ecco qui, vedete, in passaggi come questi che la canna telescopica si va a rivelare fondamentale. Con una canna in due pezzi anche soltanto si avrebbero molti più problemi, invece qui basta ritirarla un attimo e si passa senza problemi anche nei punti più intricati. Veniamo ora alla scelta dell'artificiale. La scelta dell'artificiale si basa sulle condizioni di luce e sull'esperienza personale del pescatore, obiettivamente, e soprattutto, oserei dire. Possiamo, di artificiali e di rotanti ne esistono una gamma vastissima, ma noi dobbiamo basarci sulle condizioni del fiume. Oggi abbiamo una corrente molto forte, quindi è inutile pensare a artificiali molto piccoli che non riusciranno a stare in corrente. Infatti il rotante ha un'azione rotatoria che è fondamentale mantenere in modo uniforme. Se l'artificiale sfarfalla, in quel momento sta perdendo la sua efficacia e il pesce probabilmente non abboccherà. Quindi dobbiamo cercare
oggi utilizzeremo artificiali da 6 a 9 grammi, direi principalmente da 9, e anche da 7, parlando dei Panther Martin, e anche da 7,5, parlando invece degli Ilba e dei Maps. Io sono questi gli artificiali che solitamente utilizzo di più. La giornata oggi è soleggiata, e oltre a questo devo dire che l'acqua è piuttosto limpida, non particolarmente, questo fiume non è mai troppo limpida, però è comunque piuttosto limpida per questo fiume, appunto. Questo fa sì che, secondo le mie considerazioni, possano essere efficaci artificiali di due tipologie: con la paletta opaca e molto chiari nelle zone d'ombra, e con la paletta invece riflettente, forse, nelle zone come queste di acqua più chiara. Se poi vedremo poca risposta su quelle palette riflettenti, passeremo direttamente a quelle opache, perché a volte l'eccessiva luminosità della paletta riflettente può far sì che i pesci rispondano meno. C'è da dire che le considerazioni più importanti verranno appunto dalla vostra esperienza personale, perché ognuno di noi ha un fiume col quale ha particolare confidenza, dove va spesso, e solo andandoci ripetutamente, provando e riprovando, potrete capire quali sono alla fine gli artificiali più giusti. Alle volte riscontrerete anche che in condizioni apparentemente uguali alla volta magari precedente, avrete riscontri su esche completamente diverse. Può succedere, ma comunque solitamente ogni spot ha le sue esche migliori e preferenziali. Eccola lì, ed eccola qui. Op. Già slamata, perfetto, perfetto. Bella, tante piccoline oggi, ma combattivissime, stupende. Sfortunatamente è andata un'altra esca. Adesso ho scelto di montare questa da 6 grammi. Vediamo se sarà altrettanto efficace. Molto chiara, poco riflettente. Oh, se torneremo su quella stessa tipologia. L'esca sembra lavorare bene, fare bella visibile. Avete visto, ragazzi, bella questa, questa bella. Eccola! Non si è fermata, purtroppo. Proprio qui sotto. Stavolta purtroppo l'esca si è girata male. Infatti non c'è tornata. Niente, ragazzi, presumo proprio che abbia capito. Peccato, perché questo era un bel pesce. Pesce, pesce, bella, bella, eccola qua. Non so se lei, ma è bella, è davvero bella. È davvero bella. Ecco qua il primo bel pesce della giornata, ragazzi. Slamato, slamato nel retino. Non è un mostro. Vediamo se riesco a mettere stabile la canna da pesca. Non è un mostro, ma è il primo bel pesce della giornata. Stupenda ibrida macrostigma, stupenda ibrida macrostigma sulla trentina di centimetri, e torna subito in acqua. La nuova esca sembra essere molto efficace, ragazzi. Perfetto. Vediamo cosa c'è nel tratto più avanti della piscina. Riproviamo.
un altro bel pesce ragazzi, bellissima, un acquario mediterranea stupenda che si è già slamata, ma ha il filo intorno, spero che non prenda dentro. Ok, quasi tolto il cucchiaino, ecco qua ragazzi, che dire, appena montata la nuova esca, due splendide trote sui 30. Guardate voi stessi, questa è una faria mediterranea stupenda ragazzi, ecco, mi ha fatto anche la doccia, ne aveva il diritto. Vedete, alle volte basta cambiare esca. Fino a poco fa rispondevano le piccole, evidentemente questa colorazione sembra più attrattiva per le trote di taglia maggiore. Ragazzi, che dire, la batteria della GoPro si è scaricata e in ogni caso la giornata era quasi finita e proprio adesso ho sentito un tuono, quindi siamo comunque costretti ad abbandonare qui. Ora mi incamminerò verso la macchina tornando indietro dalla stessa strada che abbiamo fatto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di esservi stato utile. Se vi è piaciuto e volete vedere altri video di questo genere, fatemelo sapere, lasciatemi pure un commento in bacheca e vedremo di farne altri presto, nel caso siate interessati. Per il resto oggi chiudiamo qui, vi ringrazio per avermi seguito, spero, come ho detto, di esservi stato utile e di avervi fatto divertire. Alla prossima ragazzi!